Benvenuti da 09 TV. Abbiamo l'opportunità di avere con noi in questa occasione Claudio Tardonato, un uomo coraggioso perché nella sua vita ha già combattuto e sta continuando a combattere una battaglia importante. Buonasera a tutti, la combatto per gli altri, perché io adesso, grazie a Dio, sono guarito, grazie ai medici siciliani, Di cosa diciamo, parliamo, Claudio? parliamo di leucemie, malattie ematologiche che purtroppo in questa zona sono parecchie i pazienti. Una malattia che è sicura, grazie a noi cittadini che aderiamo alle iniziative dell'AIL, grazie ai professori che studiano costantemente, fanno ricerche sulla malattia. Noi come AIL finanziamo il GIMEMA, che è un centro di ricerca Quindi delle entriamo nel malattie del merito, sangue. Claudio è trapiantato di leucemia, oggi è il presidente della sezione provinciale dell'Associazione Italiana che lotta contro le leucemie, i linfomi, i Il mielomi. mio nome. Ed è da questa veste protagonista di tutte quelle iniziative per le quali 09 TV ha l'orgoglio di averlo qui in studio con noi per poter dare voce, enfasi e pubblicità il più possibile a questi momenti che sono di conoscenza e anche di grande solidarietà. Quindi iniziamo a parlarne meglio, Claudio. Iniziamo dal 21 marzo, sala convegni della zona artigianale di Floridia. Cosa accade? Accade che c'è un convegno che noi abbiamo chiamato Aggiornamenti in ematologia, un convegno aperto ai pazienti, ai medici, per far sì che così si vede, si tocca con proprie mani, si guarda con propri occhi a che livello siamo con le malattie ematologiche. Saranno presenti il professor Di Raimondo, che è il primario del Ferrarotto, oltre ad essere un luminare della scienza dell'ematologia, e saranno presenti i medici di Pavia, ma quello che a noi interessa di più è la presenza dei pazienti, perché durante il convegno ci sarà poi il filo diretto pazienti-medici. Quanti sono i soci dell'AIL in provincia di Siracusa? Noi come AIL siamo in provincia di Siracusa una cinquantina di volontari. Poi abbiamo i pazienti che orbitano, che girano, che noi con i nostri mezzi accompagniamo a Catania, a Palermo, nei centri, perché una delle note dolenti purtroppo è che a Siracusa, ahimè, stiamo lottando per l'ospedale, ma speriamo che con il nuovo ospedale avremo un reparto di Purtroppo per molte ematologia. attività c'è ancora la necessità di andare Sì. fuori dal nostro territorio, dalla nostra provincia, e questo ovviamente è anche un appello affinché le cose possano cambiare. È un appello che facciamo perché desideriamo che, guardi, mi creda, andare a Catania per andare a fare una sottocutanea per l'ammalato è un percorso difficile. Lei pensi che il trapiantato esce dall'ospedale e poi giornalmente deve andare a fare i primi tempi le terapie? E dobbiamo andare a Catania, è assurdo che è così. Noi ringraziamo sempre i volontari che si prestano ad accompagnare i pazienti. Ringraziamo tutti i cittadini che ci sostengono, perché grazie a Dio. Chiaramente, adesso veniamo anche a questo punto. Amici e amiche di 09 TV, il primo appuntamento è quindi il 21 marzo, nel corso della mattinata, presso la sala convegni della zona artigianale di Floridia, dove ci sarà la possibilità per chiunque abbia il desiderio di approfondire da un punto di vista tecnico come stanno le cose in questo momento nella nostra provincia sul tema sanitario pertinente la questione, ha appunto la possibilità di farlo grazie a questa prima iniziativa dell'AIL. Ma ce n'è una seconda che può coinvolgervi, può coinvolgerci più da vicino sulle corde del nostro animo, perché riguarda il 4, 5 e 6 aprile in alcune piazze di alcuni comuni della nostra provincia. Noi come AEL c'è la giornata, 3 giorni nazionale per le uova di Pasqua. Siracusa e provincia sarà presente, non tutta la provincia, perché saremo presenti nelle province di Floridia, Ferla, Augusta, Avola, Noto e Siracusa.
La gente è Rosolini. È Rosolini. La gente, abbiamo avuto già esperienza negli anni scorsi con queste iniziative. Diciamo che la gente risponde, ma in periodi di crisi come questa, per noi è un sostanzioso aiuto che la gente continui. Lei mi deve permettere soltanto una cosa: di ringraziare l'AFIS di Siracusa e di lanciare un appello a tutti. Donate sangue. Donare sangue fa bene alla salute, ma aiuta chi ha bisogno. E per noi che malati di sangue, di ematologia, è un grosso aiuto che ci date. E poi ci teniamo sotto controllo periodicamente e non corriamo alcun rischio. Da socio Avis posso confermarti che il momento della donazione è sempre una mattinata meravigliosa in cui ci si sente di aver fatto qualcosa di bello e di buono per tutti gli altri. Ma a proposito proprio di essere volontari, abbiamo qui con noi anche Fabio D'Angelo, accomodati, che è appunto uno dei volontari dell'AIL e che abbiamo l'occasione di avere qui affinché Claudio possa anche meglio spiegare il discorso delle uova che ci vedrà impegnati il 4, 5 e 6 aprile. Queste sono le uova di Pasqua. Noi non siamo di quelli che c'è gente uova marca, sono uova di Pasqua buone, di qualità. Non diciamo la marca perché non ci interessa il contributo. Un contributo minimo di 12 euro aiuta un paziente, un ammalato di ematologia a guarire. Guardate che non diciamo una fesseria, già in Italia l'80% delle malattie ematologiche si guariscono. E io sono risultati importanti rispetto ai quali mi permetto di ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo che è quella l'occasione in cui comunque per i propri familiari, per gli amici, per i più piccoli si acquista, spesso abbagliati dalla pubblicità e dalle mercanzie che attraverso la televisione ci vengono proposte. Siccome è comunque una spesa che siamo disponibili e pronti a farla, perché non farla per una causa giusta, attingendo a quel sentimento di solidarietà che ci permette di aiutare chi è più ha bisogno. Quindi il 4, 5 e 6 aprile nelle piazze di Augusta, Avola, Noto, Rosolini, Siracusa, Floridia e Ferla, partecipiamo, di tutta Italia ovviamente, partecipiamo all'iniziativa dell'AIL comprando uova di Pasqua che ci permettano di sostenere la lotta contro la leucemia. Io ringrazio Claudio Tarnato, ringrazio grazie ancora, ringrazio Fabio D'Angelo e ovviamente tutti voi che ci avete dato la possibilità, seguendoci, di comprendere l'importanza del messaggio che abbiamo voluto trasmettere.